e Dio ti adoro.
sei Signore, onnipotente sei. Toda la
e ti metto dalla bocca. Prezioso, prezioso mi Gesù, toda la gloria, recibe toda la ola, prezioso, prezioso mi Gesù, recibe toda la gloria, recibe toda la ola. Arrivare al tuo trono, Signore, che tu copri milioni e milioni di peccati ogni giorno, Signore, e ci perdoni, perdonaci, Signore. Alleluia, Signore. Muove la montagna, solo Dio mi può.
per me. Tutto questo per me, non mi manca niente, l'amore è già con me. Tutto questo per me, speranza e perdono, tu sei con me. Yeah.
Thank you.
perché tu sei qui, che tu sei qui, sotto te qui, la tua maestà, perché tu sei qui, perché tu sei qui. Jesus,
se parla di che fede? La fede in Cristo Gesù. Perché? Perché esiste una fede naturale che l'atleta conosce, che il mondo conosce, ma si sta parlando della fede che sta descritta in Ebrei capitolo 12 verso 2 e verso 3. E l'apostolo ci invita a ponere i nostri occhi in Gesù, è l'autore e compiatore della fede. Una denominazione non può stabilire una fede secondo loro. La fede è in Cristo Gesù, è l'autore e il compiatore. A Gesù non se le può togliere della dottrina. Amen. Un esempio dei principi. Diga conmigo, ouch. Questo può doler. Principi è quello che è gradevole o no al Signore, come per esempio Deuteronomio 22:5. È un esempio di un principio. Puede sonreír. Non c'è niente di malo, se può sonreír nella casa del Signore. È un principio. Amen. Deve di avere una distinzione santa, pura davanti a Dio, di lo che è gradito al Signore. Il Signore stabilisce un principio. L'uomo non si deve interessante che inizia con la donna, non inizia con l'uomo, inizia con la donna. Non vamos a parlare di vanità ni di niente altro, semplicemente la meccanica di come arrivare alla missione. Per esempio, un esempio della missione, dell'azione, seconda di Giovanni capitolo 9. Seconda di Giovanni verso 9 all'11, e di questo il Signore mi sta parlando. Le prego al Signore di arrivare a un studio di dottrina, principi, allora arriviamo all'azione. E l'azione, Giovanni dice che è importante la dottrina di Cristo. Chi non dimora in questa dottrina, che significa dottrina? È un insegnamento fondamentale, ma deve essere di Cristo. Non può essere un invento di un uomo, deve essere la dottrina di Cristo. Chi non ha questa dottrina non ha Dio. Chi dimora nella dottrina di Cristo ha il Padre e il Figlio. La manifestazione di Dio in carne è Gesù. Abbiamo tutta la pienezza del Padre e lo Spirito Santo è per l'edificazione del suo corpo. L'azione di Cristo è, dopo la resurrezione, siamo noi, la Chiesa. Quindi lo Spirito Santo. Avendo a Cristo, non lasciamo al Padre, Dio, Spirito o Spirito Santo afuera, sino tutto è in Gesù. Il verso 10 dice: se qualcuno viene a voi e non reca questa dottrina, che dice la Scrittura? Però abbiamo questa cultura di che Dio è amore per tutto. Riceviamo a tutti nella casa. Sorella, questo non è tan importante, questo io so che fastidia. Fratelli, se fastidia o te fastidia, è perché c'è un problema in te in questa area. Si può pregare, si può studiare, ma la dottrina non si può cambiare. I principi, lo che Dio le ha piaciuto 5.000 anni fa, non cambia 3.000 anni fa, 1.000 anni fa, oggi è per sempre, è lo stesso.
el suo gusto no cambia con el tiempo. Pace de Cristo. Chi lo saluta? Chi partecipa? Fratelli, Giovanni alla fine parla di versi che sono veramente molto chiaro. Amen. Pace di Cristo. Qualcuno mi ha domandato: c'è algún esempio chiaro in quanto alla dottrina di insegnamento? E le dico sì. Arrivò un momento in cui la Chiesa non stava veramente crescendo, so se bisognava arrivare alla dottrina. Si ricordo bene, vediamo se ricordo, il Signore mi aiuti. Libro di Ebrei, capitolo 6, verso forse 1, 2, 3, credo che è verso 1, Ebrei capitolo 6, sì. Perciò lasciando l'insegnamento elementare su Cristo, la parola in greco è dottrina, è rudimento, è un fondamento, e questo fondamento è quello che presentiamo para perfección, vuol dire santificazione, vuol dire acción, nuestra vita in Cristo. Allora menziona il fondamento del ravvedimento, quella è dottrina, fondamento del ravvedimento dalle opere morte della fede in Dio, quindi o uomo naturale, uomo spirituale. Il prossimo verso 2, della dottrina, dice la parola in questa versione, che dice? Dottrina, la dottrina non si cambia, ogni volta che si ascolta dottrina, quello è un solo battesimo, il battesimo del Nuovo Testamento e nel nome di Gesù. Una domanda che se mi ha fatto molte volte, vari di voi le preoccupa: che succede se mia mamma ha stato battezzata nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e non è stata battezzata nel nome di Gesù come dice la Bibbia? Allora che succede? Fratelli, io non mi preoccupo per il passato, io mi preoccupo per lo che sta scritto nella Bibbia. E se il bautismo, il battesimo è nel nome di Gesù, non preoccuparti del passato. Insegna la verità di Cristo. No, io voglio che tu mi dica che mia mamma sta nell'inferno. Io lascio che la parola ti parli, non te lo voy a dire, non tengo che rispondere tutto lo che se mi domanda, ma lo che se mi domanda devo de guidarte a lo che dice la scrittura. Non ti preoccupare, preoccupate por tu vida, perché se mamma sta nell'inferno, che crees tu che volesse mamma? Già mamma conosce la verità. So, si ya mamá conoce la verità, mamá vuole que tú arrives a la verità. El battesimo, la dottrina, non se cambia. I principi, lo che le ha piaciuto a Dio mil anni fa, è lo stesso. Gesù è lo stesso, ieri, oggi e sempre. Otro esempio de dottrina: la imposizione della mano, la resurrezione dei morti e del giudizio eterno. El verso 3. E ciò faremo, perché dice questa parte il verso? Perché la crescita, la maturità spirituale solo la dà Dio. Tutto lo che possiamo fare è seminare, se dice seminare, poner acqua e aspettare la crescita.
la crescita la dà il Signore. Amen. So c'è dottrina, c'è principi, si può parlare del velo, si può parlare della usanza apostolica e la vestimenta in tutto quanto. Abbiamo una guida dottrinale, abbiamo una guida di principi, allora abbiamo la guida de anche l'azione. Perché? Perché la scrittura dice se imitatori di quelli che seguono la fede, di maestri, di persone che si può affermare la santità con la vita, con l'azione, con fatti, pace di Cristo. Quindi arriviamo al tema di questa mattina, della scelta. Non aveva parlato con il pastore non aveva assegnato nessun dettaglio, solo che il Signore veramente ha guidato il tema di questa mattina. Abbiamo registrato la predicazione, sarà disponibile nel sito. Due versi prima di iniziare oggi. Prima di Corinti, capitolo 12, verso 22 al verso 27. Sento del Signore menzionare questo. La Chiesa è in crescita. Ogni uno conta, è importante. Qualcuno può arrivare debole, ma il Signore si glorifica in nostre debolezze. E quel verso fu menzionato oggi anche. Dice, anzi le membra del corpo che sembrano, che dice sembrano essere le più debole, sono, dice il Signore, molto più necessarie delle altre. Verso 22. A ver si mi aiuta in italiano, fratello. Un microfono. Al fratello Gerardi. A ver, fratello Gerardi. Si mi aiuta nella lettura. Amen. E quelle che stimiamo essere le meno onorevoli del corpo, le circondiamo di maggiore onore. E le nostre parti indecorose sono circondate di maggior decoro. Quando arriva la persona nuova che stiamo ricevendo, quando sappiamo che ci sono matrimoni in problema, persone che stanno debole nella fede, dobbiamo essere attenti a loro. Lo dico io, lo dice il Signore. No, non lo dico io, lo dice il Signore. Allora, ma le nostre parti decorose non ne hanno bisogno. Perciò Dio ha composto il corpo dando maggiore onore alle parti che ne mancava, affinché non vi fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero tutte una medesima cura le une per le altre. Che incredibile che prendendo cura di quelli che sono deboli aiuta alla unità invece della divisione. Non è semplicemente fratelli, come sta tutto? No, è più profondo che semplicemente tutto a posto come risposta. No, come sta tutto a casa? Come sta la tua salute? Come va il lavoro? Come sta tutto? Amen. Andando verso 26-27. E se un membro soffre, tutte le membra soffrono. Mentre se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono insieme. Or voi siete il corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per parte sua. Corpo di Cristo. La bella chiesa di Torino insieme. Nelle sofferenze, anche nelle vittorie. Amen. Prima Corinzi, capitolo 14, verso 40. Possiamo ponernos in piedi? Prima di presentare a nostro amato e caro pastore Silano, e tutto ciò sia fatta con decoro e con ordine.
ringrazio al Signore di quelli che hanno rimasto, la polizia, sorella, le ha dato il compito oggi al fratello Orlando, la sorella Flor, bel lavoro sorella, bel ordine, e la sorella Gianella, la sorella Ani che hanno fatto la, e fanno la pulizia del culto, gloria, del santuario, scusami, gloria al nome di Gesù. Ognuno ha una parte in questo bel corpo, dobbiamo lavorare insieme. Che le deseamo a nostra chitarra, la chitarra santa bianca non ha suonato oggi, non so che è successo, sta arrabbiato il mixer con il fratello. Amen. Siamo onorati di essere, di aver immesso a noi al pastore Silano, sua moglie e sua famiglia. Veramente abbiamo gioito insieme. Ringrazio al Signore fino a questo momento di come sembra che ci conosciamo da tanti tempi, da tanti anni. Conosciamo a papà e mamma della sorella Avi, quanto si ricordano del pastor Guerra e sua moglie. Loro nos hanno chiamato due volte e che bel sentir di mantenere la comunicazione e di essere anche ministrato. Ci onora veramente la presenza di sua figlia. Del pastor Silano, un caro amico personale, lo considero un amico. Siento la libertà di poter soffrire o condividerle con lui il nostro lote, o senza necessariamente nessun dettaglio, ma la sofferenza di vivere il ministero giorno dopo giorno. Sono pastore Silano, sentite in casa lo che il Signore mette nel tuo cuore, come il Signore ti guide. Dio ti benedica. Grazie. Amen. A Dio sia la gloria. Quanto posso dire amen? Ancora con il permesso del pastore, voglio invitare il coro che ha cantato prima. Dove sono di via? No? Ci sono. Amen. Quanti vogliono lodare il Signore? Con canti di lode. Amen, le sorelle che hanno cantato prima, le vogliamo mettere alla prova. Amen, vogliamo lodare il Signore per alcuni minuti, quanto lo vogliono fare? Con lode! Alleluia! Dì alla persona che sta vicino a te, sei pronto per lodare il Signore? Dopo mangiato ci viene la sonnolenza, quanti hanno un po' di sonno? Dai un pizzicotto alla persona che sta vicino a te. Vedela, fai due massaggi. Dammi uno scossone così. Ti sei pronto per lodare il Signore? Alleluia, sei pronto a dare il meglio di te stesso al Signore? Alleluia. Vogliamo fare insieme? Amen, con tutte le nostre forze, Signore, vogliamo glorificare il tuo nome. La voce maestuosa del Signore sentirà, è un canto e la notte eleverà, andrai alla montagna, la roccia di Israele. Amen, prepariamoci, fratelli. E la sua gloria vedrà, la voce maestosa del Signore. Alleluia.
vogliamo sentire la sua voce. Al Signore questa sera, alleluia, glorificalo,
se la lode, se la vittoria nel nome di Gesù. Alleluia al popolo di Israele in Gerico, quando cominciò a glorificare, dando un grido di gioia, le mura cadero. Non quando si sono le mura della tua vita. Alleluia! Lode al Signore, vedrai che cadrà nel nome di Gesù. L'uomo di Galilea sta passando qui, 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 lasciami lui di tocchi, lasciami lui di tocchi, lasciami lui di tocchi e Gesù ti guarirà. Lascia che lui ti tocchi, lascia che lui ti tocchi, lascia che lui ti tocchi e Gesù ti guarirà. L'uomo di Galilea sta passando qua, l'uomo di Galilea sta passando qua, l'uomo di Galilea sta passando qua, l'uomo di Galilea sta passando qua. E lascia che lui ti tocchi, e lascia che lui ti tocchi, e lascia che lui ti tocchi e Gesù ti guarirà. Gerusalemme, che bella sei, le vie d'oro di cristallo. Gerusalemme, che bella sei, le vie d'oro di cristallo. Le tue vie io voglio camminare, le vie d'oro di cristallo. Che bella sei, le vie d'oro di cristal. Gerusalemme, che bella sei, le vie d'oro di cristal. Io voglio camminare, le vie d'oro di cristal. Quelle vie io voglio camminare, le vie d'oro e nel principio, nel principio lo Spirito di Dio si muoveva sopra me, sopra me, e nel principio lo Spirito di Dio, Dio si muoveva sopra me, e ora si sta muovendo sopra me, sopra me, sopra me, e ora si sta muovendo lo Spirito di Dio si muoveva sopra me, lo Spirito di Dio si muoveva sopra me, ora si sta muovendo nel profondo del mio cuore, e ora si sta muovendo nel profondo del mio cuore. Hosanna me, Hosanna me, Hosanna me, Hosanna me, nel gioco che viene, nel nome del Signore, Hosanna, oh, alleluia, tutto è superiore. Credere, lui, credere, lui, credere su Israele, l'Eterno Dio onnipotente, l'Eterno forte in battaglia, l'Eterno Dio onnipotente, credere, credere, credere su Israele. Credere, credere, credere tu Israele, l'Eterno Dio onnipotente, l'Eterno forte in battaglia, l'Eterno Dio onnipotente, credere, credere, credere tu Israele. Innamorato di Gesù, innamorato, innamorato di Gesù, innamorato di Gesù, innamorato, innamorato di Gesù, innamorato di Lui,
innamorato di me, nel mio cuore ho sorgito Gesù Cristo di Nazaret, innamorato di lui, innamorato di me, nel mio cuore ho sorgito Gesù Cristo di Nazaret. Non vorrei star triste un cuore che adora Cristo. No! Non vorrei star triste un cuore che adora Dio. Non vorrei star triste un cuore che adora Cristo. Non vorrei star triste un cuore che adora Dio. E questo io lo do, cantando Cristo, e questo lo adoro. Servando al Signore, e questo lo lodo. E tanto a mio Cristo, e questo lo lodo. Servo al mio Signore. Non vorrei star triste un cuore che adora Cristo. Non Todo lo que respire, alabe al Señor. Todo lo que respire, alabe al Señor. Con mi mano, con mi boca, con mi canto, yo te alabaré. Con mi mano, con mi boca, con mi canto, yo te alabaré. Levanta tus manos y dale la gloria, y no te avergüences porque Él es tu Dios. Levanta tus manos y dale la gloria, y no te avergüences porque Él es tu Dios. Con tus manos, con mi boca, con mi canto, yo te alabaré. Con mis manos, con mi boca, con mi canto, yo te alabaré. Amén, aleluya, aleluya, dai gloria, dai gloria, dai gloria, aleluya, dai gloria al Signore, aleluya, il Signore vive nella lode, dice un canto, io gioirò, aleluya, il nemico deve essere schiacciato nel nome di Gesù, aleluya, perché abbiamo la vittoria, aleluya, dice il Signore, io sono venuto per darvi vita, vita in abbondanza, alleluia, io sono venuto qui e ho già vinto il mondo, alleluia, la vittoria è nelle nostre mani, la dobbiamo soltanto prendere e portarla nella nostra vita, nel nome di Gesù, alleluia. Sì, alleluia, amen. Tiene bene la tua divina, la tua divina, queremos solo que sueña. Tiene bene la tua divina, la tua divina, queremos solo que sueña. Yo soy Jesús. Aleluya.
En el Monte Carmelo, para que fuego y Dios ora en el Monte Carmelo. Aleluya. Y Dios oraba. Siamo fuori, non possiamo andare. Facciamo un applauso al Signore, amen, amen, amen. Non ci scoraggiamo, non ci scoraggiamo, amen. Alleluia. Ok, vai, vai, dammi un applauso. Para che fuego parare desde el cielo. Sì, alleluia. E Dio torava. Monte Carmelo, para que fuego para desde el cielo. Y cuando el oro, el fuego bajó y todo el oro pasó, ahí se consumió. Y cuando el oro, el fuego bajó y todo el oro pasó, ahí se consumió. Que se sienta la llama, se sienta la llama con tu poder. Pero que baje el fuego, se sienta la llama, se sienta la llama con tu poder. No te dejaré si no me bendices. No te dejaré a mirar el alma. No te dejaré si no me bendices. No te dejaré. Aquí ya me dan más. Bendíceme, bendíceme.
bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, dame ahora, ahora, bendíceme ahora, 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 bendíceme ahora, 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 Dios manifestado, y si quieres sentir el poder de Dios manifestado, olvídate de tus problemas y de lo que está pasando, olvídate de tus problemas y de lo que está pasando, y alabe con la mano, alabe con la boca, alabe con la mano, alabe con la boca, y verás con el poder. El muro se cayó, dando gloria a Dios, con un brinquito, con un brinquito, con un brinquito. El muro se cayó, y dando vueltas. El muro se cayó, el muro se cayó, desde Jericó. El muro se cayó, dando gloria a Dios. El muro se cayó. Canto che abbiamo cantato questa mattina, fratelli, noi dobbiamo confessare che il nostro Dio è grande. Fratelli, quando c'è il problema, tu devi dire: il mio Dio è grande. Quando tu ti senti male, devi dire: il mio Dio è grande. Quando il nemico ti accusa, tu devi semplicemente dire: il mio Dio è grande. Alleluia, quando il nemico ti dice che tu sei sconfitto, tu di: il mio Dio è grande. Il mio Dio è grande, muove le montagne, muove le montagne così, gira nella valle, oh, non avere paura, rifugio come lui. Il mio Dio è grande, guarisce le ferite, la mia forza regna con potere. Mio Dio è grande, Dio è grande, muove le montagne, vita nella valle, tutto trovo in lui. Alleluia! Mio Dio è grande,
guarisce, insieme a te, è la mia forza, è la mia forza, venga con potere. Dio di grande, Dio grande, Dio è grande, Dio è grande, alleluia, grande, Dio è grande, grande, Dio è grande. Dio è grande, muove le montagne, vita nella valle, di tutto giorno giù. Sì, alleluia! Grande, guarisce le ferite, e la mia forza, regna con potere. Guarisce le ferite, lui è la mia forza, lui è la mia forza, oh, ho potere, oh Dio è grande, alleluia, grande, grande. Dio è grande, alleluia, Dio è grande, grande, alleluia, grande, 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 Santo, 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 Santo.
Glorifica il Signore, oh alleluia, glorifica il Signore, alleluia, abbiamo la vittoria questa sera nel nome di Gesù, alleluia, la vittoria è tua nel nome di Gesù, alleluia, 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 il nemico vuole soltanto insultare la nostra vita, la nostra mente, ma in verità noi abbiamo la vittoria nel nome di Gesù, alleluia, glorifica il Signore, glorifica il Signore. Il Signore vuole fare qualcosa di speciale questa sera. Da libertà, da libertà. Dice la parola del Signore che quando scese lo Spirito Santo negli Atti degli Apostoli, il luogo dove loro stavano tremò. Alleluia, quanti vogliono che questo Tempio, alleluia, possa tremare questa sera. Alleluia, se lo Spirito Santo non brucia nella tua vita. Alleluia, il Signore non può fare pulizia nella tua vita. Alleluia. Alleluia. Non ti fermare, non ti fermare. Ottieni la vittoria. Non ti accontentare delle briciole. Alleluia, santo tu sei, Signore. La terra gioia. Alleluia. La terra gioia. Alleluia. Intorno a lui non c'è, intorno a lui non c'è, ma il suo unirà, ma la luce ci darà, luce ci darà. Insieme! Dio, come è nostro Dio? Grande, sì, alleluia! Grande il nostro Dio, alleluia! È grande, il mondo vedrà che il nostro Dio è grande. Alleluia! Signore d'ogni danno, chi era? Perché non cambia mai? Perché non cambia mai? Alleluia! Non cambia mai, non cambia mai, se cerca di vivere, se cerca di vivere, se cerca di vivere, Alleluia, il nostro Dio è grande,
Dio è grande, cantiamo il nostro Dio è grande, il mondo vedrà che il nostro Dio è grande. Quanti si sentono meglio? Quanti sentono libertà? Alleluia! Quanti sentono gioia? Quanti sentono libertà nel nome di Gesù? Nella lode c'è la vittoria. Alleluia, Dio della gloria. Dio benedica ancora questo bellissimo coro, la musica. Amen. Dio vi benedica. Continuate nel nome di Gesù per la gloria del suo santo nome. Amen. Questa sera voglio invitarvi ad aprire la vostra Bibbia alcuni minuti in secondo di Corinzi, capitolo 10. Scusate se... Amen. Secondo Corinzi, capitolo 10, verso 3. Amen. Dice la parola del Signore: infatti, anche se camminiamo nella carne, noi non guerreggiamo secondo la carne. Ora il verso 4: perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze. Il verso 5 ancora dice: affinché, leggiamolo insieme, amen. A Dio sia la gloria. Potete accomodarvi, prenderò pochi minuti questa sera. E questa sera vogliamo parlare, fratelli, dei castelli, delle fortezze che si possono creare nella nostra mente. Amen. In un'occasione c'era un uomo che, passando davanti a un circo, vide un elefante fuori dal circo, e lui è rimasto impressionato, è rimasto colpito, perché questo elefante era sostenuto da una catena al piede e aveva solamente un piccolo picchetto dentro, ficcato in terra. Allora che succede? Questo uomo va dall'addestratore e chiedegli come è possibile, perché voi sapete, un elefante adulto con la sua forza, che pesa anche 50 quintali, con la sua forza può sradicare un albero. Amen. Ha tanta forza. E lui stava chiedendo come mai questo elefante, solamente con un piccolo picchetto, appena lui faceva così, tornava indietro. Poi andava di qua, si muoveva, appena sentiva tirare la corda, si bloccava. Andava di qua e si fermava. Poi si muoveva di qua e si fermava. E dice: com'è possibile un animale così forte non riesce a tirare un picchetto così piccolo che sta nella terra? E lui chiede all'addestratore e gli dice: questo elefante è cresciuto con la mentalità, perché noi l'abbiamo legato da piccolo, e da piccolo non riusciva a tirare il ferro, non riusciva a tirare questo picchetto, e lui è cresciuto con la mentalità che non poteva tirare quel picchetto. E a un'età adulta, grande, che ha la forza di tirare su un albero, lui è cresciuto con il pensiero di non poter scappare. Amen. E molte volte ci sono delle fortezze nella nostra mente, dei legami nella nostra mente, che sono dei legami
della nostra mente, ma realmente non è così. Amen? Ci sono delle cose che abbiamo passato nella nostra mente, ci sono dei traumi, ci possono essere delle circostanze, ci possono essere cose che ci hanno fatto credere che non possiamo superare, non possiamo raggiungere un obiettivo o un traguardo. Amen? Ma questo soltanto è una fortezza che Dio vuole mettere nella nostra mente, è un legame, amen, che vuole mettere dentro la nostra mente. Cos'è un legame? Un legame è qualcosa che ci prende e ci porta dove vuole. Se voi prendete un toro e lo volete spostare, ci riuscite? Non ci riuscite. Ma se voi gli mettete un anello al naso, amen, e prendete una corda e lo tirate, lui viene dove voi volete, come un cagnolino. Eh? Avete mai visto? Lo mettono l'anello qui, tira, stringe, lui si fa male e viene. Eh? Se invece lo volete spingere o portate, non va da nessuna parte. Perché questo è il suo punto debole, amen, e viene portato dove la persona vuole. E succede, fate, nello stesso modo, questo è un legame. Amen, un legame cos'è? È qualcosa che non ci permette di essere liberi, non ci permette di fare quello che noi vogliamo, non ci permette di avere un equilibrio nella nostra vita. Amen, questo si chiama un legame, qualcosa che sta fermando la nostra vita, è una parte debole della nostra vita, dove noi non abbiamo il controllo. Questo, fratelli, non è una possessione, eh? La possessione è qualcosa di diverso. Amen. Stavo parlando di un legame. Un legame è qualcosa nella parte tua debole dove tu non riesci a dominare. E cosa può essere? Può essere un vizio. Un vizio è un legame. Amen. Perché un vizio è qualcosa che una persona non può togliere. Se no, se lo potesse togliere, non sarebbe un vizio. E può essere tanti vizi che ci possono essere, oppure può essere una dipendenza da qualcosa che una persona non può fare almeno, amen, e non ha controllo su quell'area della propria vita, amen, e cosa fa? Questo porta il peccato, e il peccato cosa porta? La separazione anche da Dio, e la separazione da Dio cosa porta? Porta mancanza di crescita, mancanza di soddisfazione, può portare infelicità, può portare tante di quelle situazioni, perché noi senza di Dio non possiamo essere niente. Amen. Noi vogliamo vedere, per esempio, ci sono alcune caratteristiche, come possiamo riconoscere alcune caratteristiche di un legame o di un qualcosa che è dentro la nostra vita. Amen. Ci sono dei legami di essere ostinati. Cosa significa la parola ostinato? Eh? Persistere a fare una cosa, amen, continuare a fare una cosa. E questo legame è una caratteristica che non lo possiamo riconoscere. Fare qualcosa, essere ostinato a fare qualcosa, amen, che non riusciamo a non fare. Amen, continuare, ci promettiamo di poter fare, facciamo una promessa davanti a Dio, facciamo una promessa davanti alla nostra famiglia, facciamo una promessa con noi stessi, amen, ma noi non riusciamo, dopo un po' di tempo, ci rendiamo conto che stiamo facendo la stessa cosa. Amen, questa è una caratteristica di un legame, siamo ostinati a fare qualcosa e non riusciamo ad avere controllo, a smettere definitivamente. Amen. Abbiamo un'altra caratteristica, e può essere qualcosa che ci può far capire, è il legame della irrazionalità. Cosa significa questo? Qualcuno che può dare una spiegazione più? Irrazionalità. Come? Il istintivo, razionalità? Qualcun altro? Cosa vuol dire fare qualcosa irrazionale? Quando fai qualcosa che non ha un senso. Quanti hanno visto sopra le sigarette cosa c'è scritto? Amen? Però tutti i giorni stanno fumando. Eh? Fare qualcosa che non ha un senso, che non ha, anzi porta, provoca un danno, e una persona lo sa.
lo sa che, che provoca un danno nella propria vita, amen, e cosa succede? Che uno lo continua a fare, amen, e questo qui è un legame della irrazionalità. Poi ci sono delle situazioni che sono incontrollabili, amen, fare delle situazioni che molte volte una persona dice, scusami fratello, ieri ho fatto questo ma non lo volevo fare, amen. Questo qui è anche un legame, perché noi non abbiamo il controllo della nostra vita. Stamattina abbiamo parlato anche un pochettino della nostra attitudine. La nostra attitudine è formata da quello che noi pensiamo e da quello che noi vediamo e ascoltiamo. Amen. Noi non possiamo dire, io l'ho fatto, molte volte diciamo, va bene, lui l'ha fatto perché era nervoso. Amen. Ma se noi abbiamo lo Spirito Santo, se noi siamo il Tempio dello Spirito Santo, amen, dobbiamo avere un autocontrollo di quello che noi diciamo, di quello che noi parliamo, amen, di quello che noi facciamo. Amen, a volte io parlo con i fratelli e dico, fratello, se tu mi stai dicendo che non volevi fare quello che hai fatto, vuol dire che sei posseduto. E loro, no, pastore, non sono posseduto. Allora, tu hai controllo di quello che tu fai oppure no? Abbiamo controllo di quello che noi facciamo. Ma che succede? La nostra attitudine, cos'è la nostra attitudine? È quello che noi dimostriamo, quello che noi siamo. Anche se noi molte volte pensiamo di nasconderci, amen, ma noi appena entriamo in chiesa, appena salutiamo il pastore, già il pastore sa cosa tu hai fatto in tutta la settimana. Già lui capisce se tu hai pregato, hai digiunato, se tu hai letto la parola del Signore. Non devi dire, pastore, no, scusami, io ti ho risposto così perché sono preoccupato. No, tu sei stato lontano dal Signore. Amen? Allora, questo è le nostre attitudini incontrollate. Amen? È un legame. Amen? Quando la nostra vita è controllata, è sviata. Amen? Quando noi non abbiamo un controllo della nostra attitudine, amen? Le nostre attitudini vengono provocate da quello che noi vediamo e noi quello che noi ascoltiamo. Amen. Se noi ascoltiamo e vediamo cose pure, amen, si crea un pensiero puro nella nostra mente. Dice la parola del Signore, resistete alla tentazione e la tentazione fuggirà da voi. Amen. Allora questo cosa vuol dire? E dice un altro verso della parola del Signore, se io faccio le cose dello Spirito, i desideri della carne vanno via. Amen. Molte volte noi ci sforziamo per mandare via i desideri della carne, ma tu non lo puoi fare. Amen. La nostra carne ti spingerà sempre a fare le cose della carne. Tu non puoi dire, basta, oggi non lo faccio più. Ok, lo farai per un giorno, due, tre, una settimana, ma poi ritornerai a fare le stesse cose, se non sei connesso allo Spirito, al Signore. Perché dice, quando io sono connesso al Signore, tutti i desideri della carne vanno via. Tutte quante le passioni della carne vanno via, tutte le mie attitudini cambiano, vedete l'attitudine? Cambia l'attitudine. Perché? Perché il mio pensiero trasforma in un'attitudine e la mia attitudine è diversa. Amen? Allora, quando noi siamo con le persone, quando noi, amen, succede anche qualcosa di grave, il nostro modo di reagire è diverso. Amen? Non so se vi ho raccontato con la testimonianza del mio vicino di casa, io racconto tante cose che mi succedono e a volte non mi ricordo in quale chiesa l'ho raccontata. Allora è successo che il mio vicino di casa, un giorno c'era un albero che stava per cadere e allora abbiamo chiamato il vicino di casa per tagliare questo albero perché era pericoloso nella strada, era nella sua proprietà. Lui che fa? La domenica lo taglia questo albero e lo lascia lì sulla strada, da parte, una strada privata, siamo soltanto due famiglie che passiamo di là, più lui. Io non me ne sono accorto perché ero tornato da Viterbo, siamo tornati la sera tardi e siamo andati a casa. La mattina ho agganciato, c'è un carrello che si aggancia alla macchina, che lo uso per il banco alimentare, un carrello grande, e sono andato a prendere delle cose, a me, tra cui anche delle cose per questo signore che gli serviva. Poi sono tornato a casa mia e arriva questo vicino di casa e mi dice, Pietro, tu hai preso la legna che io ho tagliato ieri. Ho detto, guarda, io non ho preso niente. Dice, guarda, l'unico sei tu, perché il vicino c'ha la macchina, tu sei passato con il carrello e l'hai caricata tu. E gli dico, guarda, tu credi quello che vuoi, ma io ti dico che non sono stato io.
E lui si arrabbia, resta così, però dentro il mio cuore io resto ferito, perché io ci tengo come figlio di Dio di avere una buona testimonianza. E immaginate se vengo accusato di aver rubato l'anella, dice, ma chi è questa persona? E comunque rimango triste, anche umanamente volevo forse arrabbiarmi, volevo rispondergli male, volevo dirgli qualcosa, anche perché comunque ero stanco del fine settimana. Però nel mio cuore ho detto: Signore, guarda, tu fai la tua giustizia. Amen. E la situazione è finita così. Però dentro il mio cuore continuavo tutto quanto il giorno a dire e a ricordarmi che il nemico continuamente ci accusa tutti i giorni, anche di cose che noi non abbiamo fatto. Il nemico viene e ci accusa. Amen. Ma quanto è bello che nella nostra vita ci sia, nella vita di un cristiano ci deve essere, fratelli, la giustizia di Dio. Amen. Non ci deve essere la giustizia umana. Molte volte noi vogliamo risolvere il problema subito, vogliamo usare la nostra giustizia, ma quanto è bello che noi permettiamo che la giustizia di Dio operi nella nostra vita. Amen. E che succede? Che durante il giorno c'era una persona vicino a me, gli stavo raccontando questo fatto, e lui mi ha detto: guarda, ma io ieri ho visto che c'era un signore là. Allora io chiamo a questo mio vicino di casa e dico: guarda che mi hanno detto che c'era un signore che stava prendendo questa legna. E lui mi dice: guarda, è stato mio genero, tutto a posto. E dico: però non mi ha chiamato, mi ha chiamato per dirmi che l'avevo presa, ma non mi ha chiamato per dirmi che era tutto a posto. A me però ho dato grazie al Signore, perché sono riuscito a mantenere, amen, una tranquillità, amen. Vi ricordate la predicazione della fede? Un'attitudine della fede qual è? La tranquillità. Amen. Mettere le cose nelle mani del Signore, essere tranquilli, lasciare che Dio operi. Amen. Io solamente ho pregato e ho detto: Signore, alleluia, fa che la tua giustizia possa operare. Amen. E il Signore in giornata ha risolto il problema. Amen. Abbiamo bisogno, fratelli, nella nostra vita di avere un'attitudine, amen, controllata. Fare cose incontrollate, cose che non hanno, che non producono. Molte volte, fratelli, noi possiamo perdere del tempo durante un giorno. Abbiamo un giorno libero del lavoro, ci proponiamo di fare tante cose, arriviamo la sera e ci rendiamo conto che non abbiamo fatto niente di buono. Amen. Questo è un legame, perché il nemico non vuole che tu faccia qualcosa di buono. Amen. Tu potevi aver approfittato di andare a trovare una famiglia che stava male, potevi aver approfittato di fare un digiuno, potevi aver approfittato di dedicare un giorno alla consacrazione tua personale. Ma che succede? Che un legame può essere fare delle cose che sono incontrollabili, cose che non portano, che non hanno senso, che non portano beneficio alla tua vita spirituale. Amen. Un altro legame, per chiudere questi quattro legami, dobbiamo parlare di queste cose, è fare delle cose che sono controproducenti. Amen. Fare qualcosa di routine, qualcosa che noi siamo abituati a fare. Amen. E questo ci porta anche, fratelli, a non avere la vittoria. Quando uno fa delle cose che sono controproducenti, qualcosa che pratica una routine, amen, noi non lasciamo che il Signore operi. Faccio un esempio: noi abbiamo bisogno che il Signore operi nella nostra vita perché abbiamo un bisogno. Amen. Noi nella nostra routine siamo abituati a non chiedere al Signore, a non andare al Signore, a portare il nostro problema nelle mani del Signore. Amen. E automaticamente la nostra routine cerchiamo di risolverlo da solo. Amen. Cerchiamo di risolverlo da solo e non permettiamo che Dio, amen, venga e porti liberazione nella nostra vita. Amen. Abbiamo parlato di questi legami. Questi legami cosa fanno, fratelli? Ci prendono come il toro o come l'elefante, ci tengono bloccati, e tante volte nella nostra vita, fratelli, in alcune aree della nostra vita noi siamo fermi, bloccati, non c'è una crescita nella nostra vita, non c'è una benedizione. Perché? Perché mentalmente noi pensiamo di non poter avere la vittoria. Amen. Questo è successo anche con il popolo di Israele, quando c'era il gigante Golia che stava andando lì insultando il popolo di Israele. Voi vedete, una cosa importante è che il gigante non poteva entrare dentro l'accampamento, lui stava fuori. Amen. Il nemico non può entrare nella tua vita, nella tua casa, almeno che tu non gli apri la porta. Amen. Affinché tu non, se tu non gli dai spazio, lui non può entrare nella tua vita, lui sta fuori. Però cosa fa? Continuamente ti accusa. Cosa faceva Golia?
stava dicendo: voi non siete buoni a niente, voi non avete coraggio, voi non avete forza, chi è che ha coraggio di venire a combattere con me, e chi lo fa e chi non lo fa. Molte volte il nemico viene con questi legami nella nostra vita. Amen. Che succede? Noi siamo legati nella routine, siamo legati nella nostra razionalità. Amen. Molte volte noi abbiamo un lavoro, siamo abituati a fare un lavoro e continuiamo per tutta la vita a stare in quel posto di lavoro, anche se siamo male, anche se vediamo che non c'è benedizione per la nostra vita, e noi restiamo lì bloccati, fermi, senza sapere che noi possiamo chiedere al nostro Dio. Amen. Che il nostro Dio possa trasformare, amen, la situazione, possa trasformare il mio cuore, perché molte volte siamo anche noi che non ci vogliamo sottromettere all'autorità del datore di lavoro. Amen. O ci sono alcune volte che anche il datore di lavoro fa qualcosa che non va bene. Ma che succede? Che noi restiamo bloccati. Amen. E restiamo per tanti anni della nostra vita a piangere sopra una situazione. Amen. E siamo come l'elefante che può sradicare un albero e noi siamo lì, un piccolo paletto così, abbiamo paura di tirarlo. Amen. Che succede al popolo di Israele? Arriva questo giovane, amen, dice: io non vengo a te con preparazione, non vengo con niente. Lui lo prende in giro, dice: ma che sono io, un cane che tu tieni con me, con delle pietre? Dice: io non vengo a te, non vengo con nessuna arma, ma io vengo nel nome del mio Dio. Amen. E diceva del Signore che lui prese una pietra e con la sola pietra, amen, lo ha fatto cadere. Fratelli, noi abbiamo bisogno della forza divina nella nostra vita. Amen. Abbiamo bisogno di avere un equilibrio. Noi come esseri umani, Dio ci ha creati per avere un equilibrio. Fratelli, tutto quello che non è equilibrio nella nostra vita è qualcosa che non va, è un legame. Dio non ci ha fatti per stare male, non ci ha fatti per essere degli sbandati. Amen. Dice: io sono venuto per darvi vita e vita in abbondanza. Amen. Fratello, non ti devi accontentare. Se c'è qualcosa che non va, amen, parla con il tuo pastore. Se c'è qualcosa che non va, non ti arrendere. Amen. Non ti accontentare delle briciole, amen, di venire al culto, alleluia, parlare nuove lingue e domani mattina ricominciare con il problema. Amen. Allora non ti accontentare di questo, perché il Signore è venuto per trasformare la tua vita, è venuto per cambiare, dice professore, per cambiare il tuo lamento in danza. Amen. Il Signore non è il Dio dell'ottimismo, ma il Dio della fede. Amen. Dio non è ottimista. Ottimista è rimanere con il problema. Amen. E avere un sorriso. Amen. Ma la parola del Signore dice che la fede cos'è? Certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Fratelli, abbiamo bisogno di imparare a proclamare nella nostra famiglia, nel nome di Gesù. Amen. Molte volte arriva una confusione nella nostra famiglia, chi comincia a gridare, quello così. Ehi, tu sei un sacerdote, fermati e comincia a riprendere nel nome di Gesù. Alleluia! Non ti accontentare che il nemico rida di quello che comincia a fare confusione. Va vicino al bambino e gli tira un calcio. Va vicino a tua moglie e gli fa quello. Quello grida di qua, quello di là. Nel nome di Gesù! Fuori da casa mia! Amen! Alleluia! Tuo figlio non riesce a dormire la notte. Tuo figlio sta male. Nel nome di Gesù, qui ci deve essere libertà. Molte volte noi cominciamo a trovare delle scuse. Amen, mi sento male, ma forse sei così, fatta fare una visita, vai a fare questo, quest'altro. Amen, dobbiamo prendere la posizione della nostra vita. Amen, dobbiamo prendere posizione e non ci dobbiamo accontentare delle cose che vanno mezze e mezze, no. Allora abbiamo bisogno di avere libertà, equilibrio. Amen, quanti posso dire questa parola, equilibrio? Amen, cos'è l'equilibrio? Fratelli, cos'è l'equilibrio? Un equilibrio è quello stato ottimale che il Signore vuole nella nostra vita. Amen? Non è che dobbiamo diventare super ricchi, che dobbiamo cercare... No, un equilibrio. Amen? Trovare quella posizione della nostra vita dove è lo stato ottimale. Amen? Che il Signore ha preparato per ognuno di noi. Amen? Il Signore lo ha preparato.
E dobbiamo lottare, fratelli, perché il nemico mette dei castelli dentro la nostra mente che tu non lo puoi fare, tu non lo puoi ottenere. Molte volte arrivano anche i nostri fratelli che noi siamo entusiasti forse di un progetto. Oh fratello, vieni a vedere cosa devo fare. Mamma mia, ti sei messa a fare questa cosa? Ah, nel nome di Gesù ti riprendo. Amen. Oh, hai fatto questo, hai fatto quest'altro. Amen. Molte volte tante parole ci vogliono scoraggiare. Amen. Ma noi nel nome di Gesù, fratelli, vogliamo prendere la nostra posizione. Noi non siamo dei topi che dobbiamo nasconderci e scappare via dalla nostra vita. Amen. Noi siamo dei cristiani che dobbiamo viaggiare con la faccia in alto. Amen. Il Signore dice che passeremo tribolazioni, sì. Il Signore dice che passeremo dei problemi, sì. Il Signore dice che la nostra vita sarà facile, no. Amen. Dice che passeremo tribolazioni, sì. Ma alla fine di tutto questo dice: ricordatevi che io ho vinto il mondo. Amen. Dice il Signore: ricordatevi che io ho vinto il mondo. E in nome di Gesù, fratelli, non dobbiamo permettere che un legame, amen, nella nostra vita, fratelli, possa far togliere l'equilibrio che noi abbiamo a livello familiare. Fratelli, che bello quando la presenza del Signore sta in una famiglia. Che bello quando la pace del Signore sta in una famiglia. Che bello quando noi possiamo dormire la notte tranquillamente. Amen. Quando noi possiamo dormire tutta la notte nella pace del Signore. Quando noi possiamo, alleluia, sentire quella serenità. Il Signore vuole darti questo, vuole darti quella. Dice il Signore: io non vi ho dato uno spirito di paura. Amen. Voi sapete che la paura è uno spirito. Io ho vissuto un periodo della mia vita, già da adulto, e non mi vergogno a dirlo, con la famiglia, avevo miei figli. Io, fratelli, avevo uno spirito di paura addosso, che non riuscivo a dormire la notte. Amen. Quando andavo in giro per strada con i miei figli, avevo paura che qualcuno mi rubasse i figli e qualcuno facesse del male. Appena cominciava a diventare scuro, avevo paura. Amen. È uno spirito. Ma nel nome di Gesù, amen, il Signore ha fatto pulizia. Era qualcosa che il nemico voleva bloccarmi, fermarmi. Amen. Era qualcosa che il nemico voleva spaventarmi, perché non mi dava equilibrio. Non dormi la notte, sei stanco, diventi stressato e non riesci ad avere un equilibrio. Amen. E tu, nel nome di Gesù, Signore, tu mi devi liberare. Amen. Gloria al nome del Signore. Abbiamo bisogno di avere un equilibrio. Diciamo del Signore: quando voi riceverete lo Spirito Santo, riceverete potenza. Fratello, tu hai l'autorità di riprendere nel nome di Gesù. Diciamo del Signore che i demoni tremano quando sentono il nome di Gesù. E quante volte i demoni ci hanno fatto tremare a noi? Quante volte noi siamo scappati con la coda tra le gambe? Nel nome di Gesù, non avere paura. Amen. Io questa sera vogliamo pregare con il pastore per uno spirito di paura, uno spirito di inferiorità che questo mondo oggi vuole mettere nella Chiesa. Amen. Il nemico vuole opprimere la Chiesa, vuole far avere paura la Chiesa. Ma dice la parola del Signore che noi dobbiamo proclamare parole di fede. Noi dobbiamo riprendere il nome di Gesù. Alleluia. Noi dobbiamo, uomini, donne, bambini, alleluia, dobbiamo insegnare. Noi abbiamo fatto, fratello, pastore, abbiamo fatto uno studio con i bambini piccoli nella scuola domenicale e li abbiamo insegnato, amen, ad avere la vittoria nel nome di Gesù. Sapete come abbiamo fatto? Abbiamo messo delle scatole intorno a loro e in ogni scatola abbiamo scritto paura, disubbidienza, bugie, e queste scatole crescevano davanti a loro. Poi gli abbiamo dato una palla con lo scritto sopra Gesù e i bambini colpivano a queste scatole e le scatole cadevano e loro imparano che nel nome di Gesù. A me gli viene in mente di dividere una bugia, riprendo nel nome di Gesù. Amen. I nostri bambini vogliono, alleluia, hanno paura.
dai una botta alla scatola della paura e vedrai cosa succede. Colpivano e la scatola cadeva e piano piano il muro scendeva. Nel nome di Gesù, fratelli, in tutta la nostra famiglia, dai più piccoli ai più grandi, abbiamo l'autorità. Il Signor Gesù ci ha comprato con il suo sangue, alleluia, per stare qui sulla terra e per dominare e per riprendere. Nel nome di Gesù, perché non ci mettiamo in piedi questa sera? Dio mi darà a passare avanti tutti coloro che questa sera vogliono ottenere uno spirito di vittoria. Dice: Signore, io non ho dato uno spirito di paura, ma uno spirito di forza, di potere. Amen. Il Signore lo vuole dare questa sera. Tu hai bisogno? Gratis, è gratis, non devi pagare niente. Vieni, vieni, soltanto chiedilo nel nome di Gesù. Qualcuno ti vuole far del male? Non avrai paura. Qualcuno ti accuserà? Non avrai paura. Durante la notte sentirai dei rumori, dei disturbi? Non avrai paura. Arriverai a un livello economico basso? Non avrai paura. Arriverà la malattia? Non avrai paura. Il Signore non ti ha dato uno spirito di paura, ma uno spirito di forza, uno spirito di potere nel nome di Gesù. Vogliamo pregare questa sera nel nome di Gesù. Il pastore è qui, altri servi, la sorella Maria, voglio invitare anche la sorella Maria se può aiutare, la sorella Abigail. Vogliamo pregare nel nome di Gesù. L'autorità è qui, alleluia, il nemico è stato sconfitto. Amen. Quello che può fare il nemico, sapete cos'è? Soltanto ingannarvi, soltanto spaventarvi. Non può fare niente. Il sangue di Cristo è sulla tua vita. Oh, nel nome di Gesù. 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 Comincia a cercare la faccia del Signore. Comincia a cercare il Signore questa sera. Alleluia. Amen. Stiamo a cantare. Stiamo a In Cristo c'è la vittoria. Alleluia. L'autorità. Alleluia, nel nome di Gesù. In Cristo c'è potere. Alleluia. Inizia a cercare la faccia del Signore. In Cristo c'è la vittoria. Il Signore metterà uno spirito nuovo nella tua vita. L'autorità. Lascia che il Signore. Alleluia. Lascia che il Signore operi in te. Lascia che il Signore rientri in tuo cuore. Non permettere che entri in tu. Alleluia, alleluia, cerca il Signore. Il Signore vuole darti uno spirito di vittoria. Alleluia. Cristo c'è potere, in Cristo c'è la vittoria. Alleluia. L'autorità. Spirito di paura. Cristo c'è potere, in Cristo c'è la vittoria. Alleluia. L'autorità. Libertà, libertà. Cristo c'è potere. Alleluia. In Cristo c'è la vittoria. L'autorità, in Cristo c'è potere, in Cristo c'è la vittoria, l'autorità. Alleluia, io sento che questa sera ci sono delle persone che stanno combattendo con il pensiero, l'incredulità. Va bene, finché tu usi la razionalità, Dio non si potrà manifestare nella tua vita.
hai bisogno di lasciare la tua mente nelle mani del Signore. Dipende da te questa sera. Il Signore è qui questa sera che vuole trasformare le vostre vite. C'è bisogno di lasciare ogni pensiero umano, ogni razionalità, perché nella tua debolezza, quando tu dici Signore io sono qua, a me non ho bisogno di assumere un'attitudine di annichilismo, muta ogni pensiero, ogni incredulità, lasciarlo nelle mani del Signore. Quando tu diventi debole, è Dio che si manifesta nella tua vita. Dice Gesù una volta, io non ho potuto fare niente in mezzo di voi perché voi non credete. Questa sera, se tu vuoi avere uno spirito nuovo, abbandona ogni pensiero e inizia a farlo ora, in questo momento. Inizia, chiudi i tuoi occhi, lascia ogni pensiero del Signore, lascia. In Cristo c'è la vittoria, Egli è il Re, l'autorità. Via, abbandona il pensiero, Cristo c'è potere, abbandona il pensiero. Cristo c'è la vittoria, Signore operi, alleluia, uno spirito nuovo, uno spirito nuovo, alleluia, Cristo c'è potere, Cristo c'è la vittoria, alleluia, alleluia, l'autorità, Cristo c'è potere, in Cristo c'è la vittoria.